Brutte notizie per la bella Sofia Goggia, la famosa sciatrice per eccellenza. Infatti, pensate che avrebbe riportato una frattura di tibia, ma anche del malleolo in fase di allenamento. Dunque, la bella Sofia sembrerebbe che dovrebbe andare a dare l'addio alla Coppa del Mondo. La ragazza, o meglio donna, sarebbe stata già operata a Milano, la città capoluogo della regione Lombardia, e la stessa avrebbe detto mi rialzo anche questa volta. Si tratterebbe di un fortunio scioccante per la bella Sofia. L'azzurra infatti sarebbe caduta, ripeto, in allenamento a Temuco e di mattina sottoposta a una TAC, risonanza magnetica. Purtroppo la diagnosi non è delle più buone: frattura della tibia, del malleolo tibiale della gamba destra. Le condizioni, diciamo quindi, che non sono del tutto ottime ovviamente, ma dovranno essere ridotte a livello chirurgico entrambe, va bene? Diciamo che Sofia, per fortuna, è una donna coraggiosa, tenace, forte, intelligente, carismatica, e avrebbe detto proprio che anche questa volta si rialzerà da questa, chiamiamola, condizione di stasi. Si tratterebbe di un infortunio scioccante. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Fatemi sapere cosa ne pensate, iscrivetevi al canale, mi raccomando, Narrato Italiano, commentate. Sia ben chiaro che questo video non vuole, ripeto, non vuole ledere la privacy di Sofia Goggia né di altre persone, ma solo informare, stop. Nasce infatti solo per questo motivo, non per altri motivi. Grazie a tutti, una buona giornata a voi e un abbraccio forte a Sofia Goggia.